sin da giovanissimo Roberto Napoletano si dedica al giornalismo scrivendo su due testate napoletane prima di passare al Mattino. Nella seconda metà degli anni 90 è nominato vice direttore del Sole 24 Ore e poi prima con direttore e poi direttore del Messaggero. Il 23 marzo 2011 torna al quotidiano milanese per dirigerlo, riuscendo, dopo aver cambiato la formula editoriale nonostante la crisi generale, ad aumentarne sensibilmente le vendite e il numero dei lettori. Per i suoi meriti giornalistici ha ricevuto numerosi riconoscimenti, fra i quali il premio Capalbio e il premio speciale Saint Vincent. Intensa anche la sua opera di saggista, Fatti per vincere, sono i suoi volumi, Se il Sud potesse parlare, Mezzogiorno risorse nascoste e il bestseller dell'economia, Padrone d'Italia e Fardelli d'Italia. Ha pubblicato di recente, già citato, Promemoria italiana, dove ha affermato: l'Italia ha tanti vizi e difetti, ma è stato ed è un grande paese, può e deve farcela ritrovando i valori cattolici e laici di un tempo. Per la sua prestigiosa e feconda carriera va inserito, insieme con Gino Pannullo e Antonio Chierilli, nel novero dell'Albo d'Oro del giornalismo napoletano. Lo premia Francesco Serra di Cassano. Prego. Palazzo, questa via per me sono stati molto importanti, perché io ho iniziato a fare giornalista qui a Via Monte di Dio con Orazio Manzoni, e devo dire che è stata un'esperienza formativa sul piano professionale, ma anche formativa sul piano umano. Ho preso veramente tante cose, quindi ho dei ricordi personali molto importanti di uomini, di fatti, di persone, di emozioni. E devo dire che questo palazzo, per quello che ha rappresentato, che rappresenta per la cultura italiana, che rappresenta per Napoli, per me era una cattedra internazionale a Napoli. Devo dire che mi fa solo dire due cose che voglio dire per la battaglia che abbiamo fatto e che continueremo a fare a difesa di questo grande capitale dimenticato nel paese, che era la cultura. Guardate, per noi la cultura non è solo il bene museale, il bene artistico, il bene storico, ma è anche la filosofia, le scienze, la ricerca, l'università, cioè è tutto. Per un giornale economico, come il Sole 24 Ore, quando abbiamo fatto il manifesto della cultura, abbiamo detto che bisognerebbe ripercorrere la scelta che fece De Gasperi per la cosiddetta coerenza meridionalista, quando disse profeticamente che se l'Italia non risolverà il problema del Mezzogiorno, non potrà mai risolvere il suo problema. E devo dire che gli anni d'oro per l'Italia sono stati gli anni in cui prevalse quella coerenza meridionalista e si pose al centro della politica economica il Mezzogiorno, e non il problema di un ministro del Mezzogiorno, non il problema di un governo, ma il problema di un paese, di uomini come Pescatore, Campi, che nessuno conosce, nessuno sa. Io ho fatto con la memoria italiana perché questo paese ha un disperato bisogno di recuperare la memoria. Noi non avremo mai un futuro se non sappiamo chi siamo e da dove veniamo. E io dico che sono rimasto sconvolto quando in varie circostanze scopro che Menichella, anche da persone molto titolate, non sanno chi è. Menichella è un signore che partiva da Bicca, in provincia di Foggia, e che fece l'università a Firenze. Ma come mi ha scritto la nipote, nel collegio universitario divideva il letto con il fratello, perché il padre poteva pagare un letto nel collegio universitario, non due. E quel signore fece vincere alla lira l'Oscar Mondiale delle Monete. Gabriele Pescatore, un uomo che è un genio, poi magistrato a 20 anni, cioè codice della navigazione, consiglio di Stato, ma nessuno sa chi è. Io giro l'Italia, il nord lo faccio metro per metro, nessuno sa chi è Gabriele Pescatore. Ma Gabriele Pescatore ha fatto per il Mezzogiorno d'Italia più di quello che promise di fare Cavour.
Cavour disse che avrebbe unito l'Italia con le ferrovie, ma mi pare che non ci sia ancora un treno Napoli pare, no? Invece, voglio dire, se voi aprite un rubinetto e esce l'acqua ancora a Napoli, si deve alle opere che ha fatto Pescatore, quella cassa e quei tecnici, in quella stagione. In Sardegna si lavava nel ruscello, invece l'acqua è arrivata. Quindi questo secondo me sono cose che è importante ricordare a Napoli, ricordare a Monte di Dio e ricordare qui a Palazzo Sala di Cassano. Io voglio dire, concludendo, che l'impegno che il nostro giornale ha fatto e fa sulla cultura è un impegno che, almeno fino a quando rimarrò io direttore, non cesserà mai. E non abbiamo solo fatto un manifesto, noi abbiamo fatto gli stati generali con la cultura, conclusi dal presidente Napolitano, e io condivido totalmente quello che ha detto. La cultura è una scelta che resta da fare per questo paese. Ed è gravissimo che non si sia compiuta questa scelta. Quando vollero togliere l'italiano tra le 4-5 lingue in cui si traduceva la comunità a Bruxelles, il Ciampi insorse. E allora gli dissero: ma scusi, mi dia una sola ragione per cui dovremmo ancora tradurre in italiano, meglio il polacco. E Ciampi rispose che l'italiano è la lingua della cultura nel mondo. Il solo patrimonio artistico di Firenze, una città importante, l'Italia non ha solo Firenze, cioè a Firenze, a Torino, a Napoli, a Roma, a Bologna, cioè vuol dire, ha il solo patrimonio artistico di Firenze quanto l'intero patrimonio artistico della Spagna. Noi veniamo sempre prima. Guardate, concludo con un aneddoto, voglio darvi un messaggio che è importante sulla cultura. Noi non solo abbiamo fatto stagiani, li rifaremo. Adesso ottobre faremo delle cose noi, perché io sono stufo di chiedere quello che nessuno ci può più dare. È inutile che continuiamo a dire che investiamo un euro in cultura e ne avremo tre, tanto non c'è quell'euro, quindi mettiamoci l'anima in pace. Però almeno finanziamo i giovani che vogliono chiedere la cultura. Se io cammino per Amsterdam, che c'è stato certamente il 600 olandesi, per carità, c'è stato Van Gogh, ma hanno avuto un secolo, noi abbiamo avuto tanti secoli. Ma Van Gogh entra nelle piazze! Ci sono i giovani che vivono di cultura. Noi dobbiamo fare questa scelta, dobbiamo far pagare la cultura. Io mi ricordo perfettamente, qui chiudo davvero, che quando 3 anni fa eravamo in vacanza, l'unico posto che mia moglie non aveva prenotato era in Provenza, io non riuscivo a trovare mai un albergo. Pure c'era una crisi, non si trovava. Tutto albergatore c'era completo, desolato, ma il posto non c'era. Allora a un certo punto Anim, verso le 11, disse: ma che cosa ci avete? Allora facevo direttore del Messaggero. Dice: ma che cosa ci avete in questa? Cioè, con questa crisi non si trova un letto. E quello mi disse: si giri. Mi giro e c'era il Colosseo. Quindi Anim aveva il Colosseo, un bel Colosseo, un Colosseo importante, ma non come il nostro. Quindi noi dobbiamo, sono stato l'altro giorno a San Pietroburgo, ovviamente è inutile raccontare che cos'è l'Ermitage, che cos'è quello che ho visto, però ho visto che si pagava tutto. Si paga l'ereditaggio, è giustissimo, si paga la visita delle tombe dentro la fortezza di Romano, che già un po' meno, si paga tra poco l'aria, noi regaliamo tutto. Allora io credo che questo paese deve recuperare la memoria, deve capire che cosa è stato e ricordarsi che De Gasperi, che era un trentino e che mise al centro della sua politica economica da Trentino la coerenza regionalista con Adenauer e Kohl, scesero che la Germania doveva essere ancorata in Europa, non al mondo comunista, contro i cittadini tedeschi, perché questo significa fare politica, non inseguire i sondaggi, ma avere una visione e difendere. Bene, De Gasperi, da capo del governo, il primo discorso importante lo fece alla Scala di Milano. E lo fece alla Scala di Milano, perché lo fece alla Scala di Milano? La Scala aveva avuto pochi danni, comunque ha soffitto alle pareti. Il maestro disse che era tutto a posto, che si poteva riprendere, e De Gasperi disse: io voglio ripartire da qui, perché questo paese, l'Italia, ha due grandi capitali, due grandi forze, il lavoro e la cultura. Dobbiamo camminare insieme. E quindi il simbolo della Scala che riprende significa che l'Italia ha scommesso sul lavoro e ha scommesso sul suo grande capitale, cioè la cultura. Grazie. Pericolosi, di mezzo la motivazione.
Catanese di nascita e napoletano di elezione, allievo di Vincenzo Vitale, si è esibito nelle più importanti sale da concerto del mondo, dalla Queen Elizabeth Hall al Moro Hall di Londra, alla Vittoria Hall di Ginevra, dalla Sala Gaveau di Parigi al Teatro La Scala, la Sala Verdi di Milano, dal Teatro dell'Opera all'Accademia di Santa Cecilia di Roma, al Teatro di San Carlo di Napoli, all'Hercule Saal di Monaco, al Brahms Saal di Vienna, al Kennedy Center di Washington, eccetera, eccetera. Ha effettuato tournée in Russia, Stati Uniti, Canada, Messico, Argentina, Cina, Giappone ed è stato ospite di numerosi festival. Ha ricevuto nel 1994 i Bellini d'Oro. Nell'ottobre del 2002 è stato invitato a Copenaghen dalla regina di Danimarca e dal principe consorte ad esibirsi nella Cappella Reale del Castello di Frederiksborg. Nel 2012 ha ricevuto il premio alla carriera Domenico Zanzuso. Ricopre la carica di direttore artistico della rassegna concertistica dei concerti d'estate di Villa Guariglia, del Festival Jeux d'Art alla Villa d'Este, del Festival Roccarate in Musica. È fondatore e presidente del Centro Studi Internazionale Sigismund Thalberg, che nell'Ottocento fu geniale compositore e padre della scuola pianistica napoletana. Per la sua qualificata attività concertistica e di ricerca tesa alla rivalutazione della musica del grande pianista austriaco e il lancio di giovani talenti dei quali è geniale scopritore, egli è da iscriversi tra le eccellenti figure musicali di una grande capitale della musica come Napoli. Consegna il premio al maestro Nicolosi, il professor Aldo Masuti. Molto vicino alla filosofia. Assolutamente. E poi soprattutto sono lieto perché io, che pure fui premiato con un chiodo, sia pure emblematicamente storto. Invece lei è premiata con questo bellissimo. Credo che sia di buon augurio. La ringrazio. Io sono siciliano, catanese. E sono venuto a Napoli all'età di 18 anni, ormai 40 anni fa. E come un mio illustre concittadino fece 200 anni fa, Vincenzo Bellini, anche io sono venuto a Napoli per studiare. Lui per studiare composizione con Nicola Zingarelli. Io per studiare, per perfezionarmi al pianoforte, con il grande maestro Vincenzo Vitale. E io oggi sono conosciuto nel mondo come un pianista di scuola napoletana e se sono quello che sono devo tutto a questa città e a questa mia appartenenza. Dunque non è retorico se io dico che sono particolarmente orgoglioso e onorato di ricevere questo premio, perché tutto sommato mi rende felice di sapere di essere riuscito a contribuire al rilancio culturale di questa città e di averlo fatto in particolar modo attraverso la rivalutazione di questo grande pianista austriaco, Sigismund Thalberg, che a Napoli decise di morire e fondatore della scuola pianistica napoletana. La città di Napoli mi ha subito accolto con grande affetto e questo premio stasera mi fa pensare questo affetto probabilmente sono riuscito a ritagliare. Quindi grazie.